Dal 30 maggio al 3 giugno si disputa il Rally di Romagna. È la decima edizione per questa gara a tappe che anno dopo anno ha saputo ritagliarsi uno spazio di grande valore nel mondo della mountain bike, fino a risultare una delle manifestazioni a maggiore partecipazione straniera di tutta Europa. Merito di una credibilità acquisita grazie ad un particolare mix, territori stupendi, percorsi di grande valore tecnico e paesaggistico, cura dei dettagli ma al tempo stesso organizzazione dal clima sereno e familiare, che i bikers accorsi a Riolo Terme hanno sempre dimostrato di saper apprezzare. Ed una serie di partner importanti che praticamente da subito hanno scelto di favorire la crescita di questa manifestazione, appoggiata senza riserve anche dall'amministrazione comunale. Insomma, una vera e propria festa all'insegna del territorio e della sicurezza cui Romagna Bike Grandi Eventi, organizzatrice, ha sempre dato particolare rilievo. Come rappresentante del Consiglio di amministrazione di Copreno, noi siamo orgogliosi di essere vicino a questo staff importante che organizza questa manifestazione da 10 anni e noi praticamente ne siamo sostenitori da 9 anni, dal momento in cui abbiamo aperto il nostro supermercato alimentare di Copreno a Riolo Terme. Noi abbiamo sempre sostenuto questa iniziativa perché fin dall'inizio noi l'abbiamo configurata come un'importante manifestazione per salvaguardare il territorio, rappresentare l'ambiente caratteristico di questa realtà. Poi piano piano con Stefano Quarnetti, presidente di questa associazione, abbiamo scoperto anche la possibilità di coinvolgere le scuole in un progetto importante di solidarietà che è la Duchenne verso i bambini sofferenti di distrofia muscolare. Abbiamo coinvolto le scuole del territorio per sensibilizzarle su questo tema, su questo importante problema più che tema. Mi piace proprio evidenziare questo aspetto del Rally di Romagna, una gara a tappe che ha il suo campo in Italia, che è la numero uno senza un po' di dubbio, belle partecipanti, e anche in campo europeo è tra le prime 10 come partecipazione, quindi ci sentiamo qualificati, ci sentiamo felici, abbiamo la sensazione di presentare un campo proprio europeo a tutto tondo, perché l'Europa delle volte uno dice ma mi fermo Francia, Germania, Olanda, Belgio, no, l'Europa è tutta, e quest'anno abbiamo anche dall'Inghilterra, Regno Unito e soprattutto Estonia e Lituania che non abbiamo mai avuto partecipanti, e anche dalla lontana Argentina. Ma diciamo una gara di 5 tappe che si svolge sul nostro pianino romagnolo, scenari stupendi, calanchi bellissimi. È una gara nella gara, perché a noi ci piace evidenziare questo aspetto. La gara per alcuni partecipanti è veramente una gara all'ultimo sangue, proprio con la competizione. Altri invece la intraprendono come una gara slow. Fanno la loro gara tranquilli, arrivano, mangiano, sfruttano i paesaggi per fare fotografie e soprattutto mangiano e usufruiscono di quello che gli offre il territorio. Terme, ristoranti, insomma tutto quello che possiamo offrire noi gli offriamo. Quest'anno ci saranno anche due degustazioni a due cantine della zona per i partecipanti e per gli accompagnatori, insomma cerchiamo di dare un'offerta a tutto tondo. Noi non molleremo mai questa iniziativa, che è stata una cosa che abbiamo iniziato insieme. Lo si deve tantissimo a lui, noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio, siamo sponsor perché crediamo in questo territorio, il territorio di Riolo, il territorio dove noi abbiamo la nostra cava, le nostre principali attività in Italia di produzione di cartongesso, di prodotti a base gesso, quindi noi ci abbiamo sempre creduto e continueremo a farlo, chiaramente. Noi siamo partiti all'inizio, veramente mi ricordo i primi anni in sordina, erano tutti molto dilettanti, oggi siamo diventati quasi dei professionisti, loro sono diventati dei grandi professionisti da tutta Europa, il 70% dall'estero. Questo vuol dire visibilità, vuol dire che l'Italia è ancora viva e che noi crediamo nel nostro sport e che siamo qua e continueremo ad esserci. 5 tappe, come hai detto te. Iniziamo quindi il giovedì 30 di maggio con il prologo della prima tappa, che facciamo passare i concorrenti dentro la cava di Monte Tondo, che è il nostro sponsor Givolo di Saint-Gobain,
Per la decima edizione abbiamo proprio voluto far passare in gara la tappa, mentre gli altri anni era solo in trasferimento e poi si partiva. Ovviamente il mitico tappone che deciderà la classifica del Rally di Romagna al quarto giorno, la domenica 2 di giugno, che sono 86 km per 2009 di dislivello, percorrendo tutto, diciamo, il nostro Appennino fino ad arrivare a Palazzuolo sul Segno in provincia di Firenze, e il ritorno lungo il 505 per poi tornare a Riolo Terme, diciamo, come i primi in 4 ore e un quarto, 4 ore e 20 chiudono la tappa, gli ultimi sono impegnati anche 9 ore. E poi, per chi ha voglia di ripartire, tutti posso garantirvi, l'ultimo giorno una tappa di 1000 metri di dislivello per una trentina di chilometri che ci vede andare su a Sasso Lettroso fino ad arrivare a Borgo Tossignano percorrendo la Rocchetta in discesa e ritorno a Riolo Terme.